Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Come avrete ben visto dal titolo, siamo sulla Le Chazelle finalmente, come ho detto nel video di dell'altro giorno, e non ho inserito nessuna mod come trattori. Infatti adesso andrei subito a vedere che trattorino possiamo, anzi no, più che un trattore è una trebbiolina piccolina, ma penso che non ne useremo nessuno, useremo quella default. Esattamente. Sì, useremo quella default. Perché questo qua è un primo video così, poi in teoria faremo come sulla Welken, qualche video e basta. E come potete vedere, siamo sulla nostra mappa, la vecchia mappa della serie francese, dove tutto iniziò. Non in quella mappa che vi ho già portato un video, ma tutto iniziò qua. Con il classico capanno, altro capanno, questo qua era pieno di balloni, se non mi ricordo. La stalla delle vacche, con qua già il trattorino, il Massey. È fatta da Dio sta mappa. Appena entrate vi dai crediti, adesso non ricordo bene gli autori, comunque appena entrate sulla mappa li troverete. Qui abbiamo le due classiche trincee e qui, sì, c'è ancora il nostro granaio. Sì, sto andando pianissimo perché è alla velocità bassa. Il nostro granaio, sempre lui. Direi di richiuderlo. Ok. Poi qui abbiamo l'officina che, se non mi sbaglio, c'era già. Le sementi, qua tipo era per i beef ora, o per i maiali, non lo so, dovrebbe essere per le pecore ora, oppure era già per le pecore, non ricordo. E la farm è finita qua. Vediamo un po' lo shop, se è ancora come all'epoca. Lo shop, eccolo qua. Forse è cambiata la struttura, però no, però la sagoma sembra sempre quella. Allora, quest'oggi direi di iniziare a trebbiare un campo. Il campo è questo qua, fertilizzato al 50%. Abbiamo già un bel po' di mezzetti, eh. Direi che possiamo iniziare la barra. La lama la lasciamo qua, non prendiamo il carretto. Intanto sono 2 metri. Ovviamente il cancello si apre all'interno, giustamente. Ecco, sono cambiate un po' le texture delle stradine, come potete vedere lì, sono più fangose, classico di farming. Però per il resto è tutto come prima, sembrerebbe. Un'altra cosa che potremmo andare a dare un occhio è il biogas, ma faremo tra poco. Come non ho accesso, è mio. Ah, ecco, mi pareva strano, infatti. L'ho appena comprato perché ho appena aperto il salvataggio, sinceramente. La staccionata è sempre lei. Sempre la solita vecchia staccionata. E questa mappa, boh, è tanta roba. Fa venire in mente tanti ricordi. E davvero, è la mappa del 15. Cioè, boh, vi rendete conto? È un sacco di tempo il 2015. Era 5 anni fa praticamente. 4-5, dipende più o meno quando l'avevo portata. Era forse alla fine la serie francese che è nata. Cioè, è nata alle Chazelle e poi si è trasformata in serie francese perché andavano sulle mappe francesi. Allora, non mi ricordavo sta altura qua. E comunque ci sono delle varie culture nuove. Penso che siano sempre le solite vecchie, quelle tipo triticale. Nel senso, tipo un rafano, una sorta di rafano eleifero. Tipo erba che voi potete falciare oppure potete interrarla, una roba del genere. E non è male. Adesso non l'ho ancora vista sulla mappa, quindi magari prossimamente gli andremo a dare un po' un occhio. Adesso è soltanto un po' un episodio, cioè un video così per provarla. E ora come ora abbiamo i mezzi quelli default. Poi magari, cioè sicuramente andremo a usare qualche mod, soprattutto un bel class stile Renault Ares. C'è un class Ares oppure direttamente con Renault. Renault che ho trovato sul sito, su un sito francese, dove ho trovato direttamente questa mappa. Sembra si chiami Kings Mod, una roba del genere. Ho trovato appunto vari Renault e devo dire che ci stanno più che bene. Cioè, oddio, non è che siano brutti questi qua di mezzi iniziali, però le mod sono anche meglio, perché i mezzi qua iniziali ormai li conosciamo tutti. Adesso direi che arriviamo in fondo e andiamo un attimo a darci un occhio al biogas. Biogas, stazione di Calceviva, mercato, biogas in basso a destra. Adesso non mi ricordo più dove era posizionato, sinceramente. Me lo ricordavo tipo a tutta sinistra, però boh. Ci siamo andati solo una volta o due, quindi non è che
Ne sappiamo molto. Allora, comunque PDA sembra molto stile Black Sheep Modding. Magari l'ha fatta anche lui, eh. Magari ha dato una mano, non lo so. Biogas, eccoci qua. Dove siamo? Siamo giù dentro. Ok. Allora, qui mi ricordo. Sì, mi ricordo. Ok, qua cos'è? Una sorta di trincea di nuovo? No, non lo so, uno spiazzo. Sì, si arrivava di qua e c'era il biogas. Adesso non ricordo bene com'erano le trincee, però mi ricordo che c'era sta salitina qua, questa qui, un cancello di questo tipo. E devo dire che più o meno, dai, è tutto come prima. No, comunque lo stile, ecco, tipo queste staccionate e laghetto è stile Belgique profondo. Ci sta, mi piace. È un misto tra Belgique, perché tutti sti colori qua, e la Old Stream Farm. Qua abbiamo la segheria che all'epoca non so se ci fosse già. In teoria sì, dal 15 c'era già la legna, mi pare, quindi dovrebbe esserci già stata. Allora, ritorniamo tra di noi, tra i mille mezzi che abbiamo di già. Andiamo avanti a trebbiare. Andiamo avanti. Quest'oggi avevo intenzione di portare la Poland o la Made in Italy, però ho detto no, devo ancora portarmi avanti su quelle serie, devo prepararmi dalle varie mod, quindi aspetteranno. E tra l'altro oggi sarà venerdì, magari, ripeto, questa settimana riesco a farvi un video anche domenica o sabato, oppure lunedì. Perché diciamo che appena inizio a far video, boh, non vuoi più smettere. Nel senso, cerco sempre di avere un po'. Devo trovarmi il tempo libero. Infatti, anche oggi ho staccato. Cioè, non sono stato lì a fare le classiche 9 ore. Me ne sono fatta. Cioè, classiche 9 ore. In realtà sono 8 le ore generali che devo fare a lavoro. Però un'ora in più la faccio come straordinario ogni tanto. E vabbè, adesso diciamo che. Ho detto, preferisco andare a casa, mi riposo un po', se no arrivo a casa distrutto, dormo, cioè mangio, dormo e il giorno ricomincia. Quindi diciamo che un po' di tempo libero è bello avercelo. E da dedicare per il canale, se non sono del tutto stanco, mi fa più che piacere. Allora, direi che andiamo su dritti e torniamo indietro, facciamo avanti e indietro qualche volta. Sono proprio contento di questa mappa, davvero. Non so se l'avete già capito dal video in cui l'avevamo usata, quella versione un po' editata, non so da chi. Però ora diciamo che sono davvero soddisfatto perché la mappa è quella che mi piace. E boh, ditemi un po' voi che vorreste vedere. Allora, io vi ho detto che vi avrei portato le mappe, cioè vi avrei portato dei video su delle mappe su Farming. Mappe, boh, di tutti i tipi, tipo 2 o 3 o 4 video, o anche 2 video, una roba così non troppo impegnativa. Però qua su questa mappa ci dedicherei magari un po' più di tempo. E stavo anche pensando, se porto 2 video a settimana non riesco a portare tante mappe, perché potete ben capire. Quindi ho quasi pensato, che ne so, magari, boh, se avete una mappa bella, interessante, avete una carriera già avanzata. Se riuscite a condividermi il vostro salvataggio e le varie mod, che poi mi andrò a scaricare una alla volta, cioè con il link originale ovviamente, non sarebbe male, però viene fuori un casino. Quindi, boh, se magari qualcuno se la sente ed è capace di reperire tutti i link, mi dai link, io mi scarico le mod e il link originali, perché se no scoccia. Cioè, non mi va di che voi mi caricate le mod da qualche parte per rispetto dei modder. Ok, che è una mod, un download solo, magari ce l'ho già anche. Però, boh, un po' mi scoccia. Si potrebbe fare. Però, ecco, io cercherò magari di scaricarmela originale in futuro. E quindi, boh. E appunto, anche questa cosa che vi ho detto, che magari potrei portare più di 2 o 3 video a settimana. Vediamo se riesco a farcela. Magari evito il sabato e la domenica i video, cioè evito di portarli quei giorni. Però gli altri 5 giorni ci può stare più che bene. Su Twitch non mi state più vedendo per il semplice fatto che non ho tempo. Cioè, se non ho tempo per i video, cioè Twitch è più veloce, però se facessi Twitch non porterei quasi più video. Però
perché il tempo in cui si caricano i video è la sera e perdo quell'oretta barra due. E poi, vabbè, sapete la mia qualità delle live com'è, è un po' quello che è. Ecco. Allora, dai, frumento va via bene. Sapete cosa vi potrei dire? Vi potrei dire che cassone ce l'abbiamo in stile francese. Potremmo avercelo adesso. Adesso direi che andiamo avanti qua finché non si riempie. Finché non si riempie tutta la nostra trebbia. E poi ci prendiamo un trattore, penso che il New Holland, perché abbiamo New Holland e il Massey, se non mi sbaglio. Poi c'è il Manitou, sì, il furgone, il pick up. E poi c'è anche qualcos'altro, no, mi pare. Ah, no, c'è anche un case. Quindi forse useremo anche il case al posto del New Holland. Vabbè, vediamo. Vediamo un po'. Ok, qua siamo a posto. Vedete, le strade sono le classiche del 19 con queste texture qua. Che, oddio, non sono neanche male, cioè, sono il classico e classiche ci stanno. Però sono davvero contento. Frame ne facciamo un pochettino meno. È sempre una mappa che intasa un po' di frame. Cioè, mancano frame. Ok, dai. 600. 5600. Bene. Allora, qua siamo fermi. Ok, il Massey con le ruote piccoline. Via il Manitou. Questo e questo. Ma io direi quasi di usare il New Holland. Sganciamo qui. Vediamo un po' che cassone abbiamo. L'agroliner. Bah, non mi ispira. No, andiamo su qualcosa. Su un carrello della spesa. No. Ho qualcosa sicuro. Piuttosto agroliner mi prenderei questo. Questo qui è molto stile tedesco. E più che altro io sti qua non so neanche da dove li abbia presi. Perché non mi ricordo di averli scaricati. No, andiamo su un Dangerville. Questo qua è quello della serie della Gieselberg. Vabbè, ho dentro tutte le mod praticamente. Andremo su quello lì. Sì, andiamo su quello. Cioè, no, questo qua. Questo qua è per l'insilato 19.500. Cioè, praticamente questo porta meno di questo qua. Va bene. E di farle sovrasponde? Ma sì. Pneumatici Michelin, gli mettiamo questi qua tassellati XS, dai, compra, dai. Allora andiamo a cercare quell'altro che abbiamo nostro, non so, anzi, ah, sì, è qua. Bellino il T6, lo stiamo usando anche un po' sulla Made in Italy e non è male. Mi sa che la prossima volta che vedrete la Made in Italy lo vedrete trasformato a, cioè, con le gomme con le ruote da risaia. Ah, adesso qua c'è un po' una cosa. Ah, lì ci sono gli interruttori per le luci. È tutto ben adattato alle varie funzionalità della mappa originale. Cioè, le ultime innovazioni anche tipo le luci nei capanni, tutto quanto. Vabbè, andiamo a vendere questo e vediamo un po' se ci danno qualcosa di interessante. No, davvero, ti sei ottimo marchio. Io non vedo l'ora. Ok, i piloti lì fanno quello che vogliono. È da vedere l'orario. Perché in teoria ci sono gli orari. Dalle 9 forse apre. Volete vedere? Dalle 9 apre? Secondo me sì. Dai, svegliati. Ok, alle 9 apre, mi pareva. Ero convinto più presto aprisse, invece no. Però fa niente. Mi pare il sabato e la domenica sia chiuso, quindi è da stare un po' attenti ai vari orari e tutto quanto. Qui non mi ricordo mai, dovrebbe andare qua. Dovrebbe, vediamo un po'. Adesso ci vende il trattore. Ok. Vendi per 24.000. Ci siamo rifatti i soldi spesi per il nuovo acquisto.
La zavorra, dai, non mettiamogli niente, va bene così com'è. Sperando che lo attacchi sopra e non sotto. Ok, va bene. Ha qualche funzionalità? Ok, sì, meno male. No, mi sembrava un po' strano, cioè, che ce lo mettesse così. Alza un po', abbassa. Cos'ha? Una rotina? Ah no, è il piedino di stazionamento. Al San Pelo. Ok. No, dai, devo dire che mi piace come cassone. Bello per il trinciato più che. Ciao. Ciao amico. Ora ho fatto partire la registrazione stavolta. Vabbè. È più bello per il trinciato, però va bene anche per queste lavorazioni, secondo me. Mettiamo un po' lì. No, restiamo visuale questa qua. E no, devo portarvi assolutamente una mappa in cui andiamo a far legna. Perché, vabbè, sulla Welcome Far, vabbè, passa pure con l'Audi e non darci problemi. Ok. Ok, ora facciamo il giro e ci siamo. Perché, boh, è la mappa principale. Ho anche sull'Olmacra, ma avete detto che vi piacerebbe vedere dei video in cui facciamo legna. Quindi a breve arriveranno. Devo cercare di non portarli nello stesso periodo in cui li porto sulla Gieselberg. Eccolo qua il nostro piccoletto. No, comunque mi piace un sacco questo T6. Stupendo. Allora saliamo di nuovo a bordo della Trebbia. E sì, non l'automatico. Accendila soltanto. L'automatico non lo usiamo. Andiamo via noi. Sei vuota? Sì, dai, si sta svuotando. Richiudiamo il canotto e andiamo. Andiamo a trebbiare il frumento. Bisogna pur portare a casa qualcosa per la nostra farma. Ok, qua ci siamo. Casomai, se qualcuno è esperto e sa di chi è la mappa, me lo scriva qua sotto nei commenti. C'è la mappa originale e la mappa questa qua, se è stata convertita magari da qualcun altro. Perché boh, lo zampino di Black Sheep secondo me ci potrebbe essere, oppure anche lo zampino di quelli che hanno fatto la Belgique profonda. Perché è probabile quelli della Belgique, sapete? Eh sì, è molto probabile. Che altro c'è poi da vedere? Ah, la fattoria. No, e i maiali anche. La farm dei maiali. Ok, qua ci siamo. Non dico che andremo a fare chissà quanto frumento, però dai, non ne viene su neanche poco. Cioè, fa piacere. In teoria il campo è anche finito, però vabbè. Dovrei comprarmi già qualche animale. Sì, sicuramente penso che mi giungerò un po' di soldi, magari nel prossimo video che farò, sì. E cercheremo di portare la farm già avanzata. Vi piacerebbe questa cosa? Magari il primo video che faccio, usiamo, che ne so, i mezzi default e quant'altro. Il secondo video, che ne so, uscirà dopo. Boh. Magari il primo video lo registro e poi lo pubblico più tardi, dopo una settimanella o due. In modo che il secondo video esca molto vicino e nel frattempo io ho aggiunto soldi, ho usato mezzi grossi, ho fatto varie lavorazioni. Cavoli, sta roba ci starebbe. Ecco, adesso magari qualcuno mi copierà l'idea. Quindi vabbè, chi se ne frega. Vabbè, l'importante è che ve l'ho detto. E appunto poi è tipo una sorta di format, boh, per i video su farming, per non annoiarsi troppo. L'ideale sarebbe magari fare due o tre video, però essendo con mezzi default ci si annoia subito. Il primo video è per capire un po', il secondo è per vedere un po' come ci siamo strutturati la farm. E appunto, che ne so, vabbè, ovviamente anche con trattori un po' piccolini, non è che ci mettiamo 10 milioni, ci compriamo quad track 8R 1050 vario, robe così. Magari un trattore grosso e poi tanti trattori medi e qualcuno anche piccolo. Oppure solo trattori medi e tanti piccoli, una roba simile.
Nel senso, le mappe grandi sì, ci prenderemo trattori belli grandi. Boh, fatemi sapere un po' che ne pensate di questa idea. In teoria con la Welcome potrei farlo. Tipo, mi strutturo bene, mi compro già un po' di animali e facciamo qualche cosa lì carina assieme. Lì già ho portato due video, se vedete. Già iniziando con delle mod. È una cosa che mi sta venendo in mente adesso, che si potrebbe fare. Non è che me la sono studiata stanotte come facevo all'epoca, che la notte io elaboravo idee per il canale. Attualmente non riesco, sinceramente. Mi risulta difficile perché ho una marea di cose da fare. Quindi, boh. Però per non star lì, magari io vi porto, come adesso, vi ho portato anche questa sorta di serie qua. Poi, boh, magari andiamo avanti solo qualche 2 o 3 video e basta. Però, boh, c'è sempre lì il salvataggio e si può valutare dopo. Ok, qua siamo a posto di nuovo. Direi che ora andiamo a scaricare il tutto, perché non voglio fare video troppo lunghi, come ben sapete. Scarichiamo il tutto e volendo, se abbiamo già un caricante, oppure andiamo a vedere se c'è allo shop, se possiamo comprarci qualcosina. Sì, è un format tipo. Questo. No, è troppo grande. Un format così è tipo una live, praticamente. Non c'è tanta differenza, cavoli. Questo qua lasciamo perdere, è il bel trailer. Vabbè. Cavoli. Quanto? 42.000? 33.000. Non sembra malaccio, ma è troppo grande. Cioè, è troppo grande. Niente. Allora, direi che questa la lasciamo qua. A bordo campo, magari mi faccio qualche campetto io e andiamo a scaricare col nostro New Holland. Prima di tutto, però, facciamogli una bella screen che troverete assolutamente o su Instagram o vabbè, se la trovate su Instagram la troverete anche su Facebook perché io faccio i post su Instagram. E praticamente vengono ricondivisi direttamente anche su Facebook in modo che non devo stare lì a fare 2 volte lo stesso post. All'inizio lo facevo, poi ho detto perché fare 2 volte la stessa cosa quando con una semplice sincronizzazione delle 2 pagine va tutto in automatico e quindi ora non lo faccio più. Allora, andiamo a scaricare il nostro primo frumento. Non so se ho già qualcosa nei silos. In tal caso vedremo poi. E vediamo anche una cosa, se qua giù, cioè possiamo scaricare anche senza aprire. A quanto pare sì, però non è bello, quindi andiamo avanti. Apriamo. Ok, scusami. Scusate ragazzi, L'avrei potuto immaginare, poi ho detto, ma no, dai, vi pare che fa così? Invece l'ha fatto, vabbè. Ok, e perché non fare una doppia screen? Al nostro bel mezzaccio. Peccato che. Vabbè. Vabbè, lasciamo così. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto. Spero vi sia piaciuto il ritorno sulla. Sulla. Ah! C'è la scaletta funzionante. No, basta che andate qua e saltate. No, in teoria è funzionante. Eh sì, è che è funzionante. Venite qua. Boh, a volte va, a volte no, dipende un po' come la prendete. Vabbè, spero vi sia piaciuto il fatto che io ho riportato questa mappa e stavolta siamo su quella davvero originale, non quell'altra che ho provato. E vabbè, niente, passate nei social in descrizione, commentate, condividete, lasciate un like se vi è piaciuto il video, un non mi piace se non vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video.